facile. Il problema è che i ragazzi in questo paese stanno perdendo la percezione della realtà e hanno perso la capacità di sognare completamente, cioè non è proprio plausibile per loro pensare di poter creare start-up, eccetera. Il problema è che non c'è un ecosistema, ovviamente, e andiamo ad un paese che nel mio caso è un paese che prendo insomma, di riferimento, è la Polonia. In Polonia prendo come riferimento la Polonia, non prendo come riferimento l'America, perché la Polonia è vicino a noi, anche se ha reagito alla crisi economica finanziaria in maniera diversa da noi, è stata più resiliente, però la Polonia ha fatto degli investimenti giganteschi nell'ambito dei videogiochi, 116 milioni di PNL, 31 milioni di euro per la creazione di quattro progetti, tutti presi da CD Projekt Red. Abbiamo la creazione di due videogiochi che sono uno Game of the Year che è The Witcher e Cyberpunk 2077 che è stato addirittura in Italia, cioè ha avuto una pubblicità strepitosa, ha portato un fatturato allucinante per quel paese, cioè è lo Stato che ha investito sui giovani di quel paese e ha dato veramente tanti tanti milioni. Che cosa ha fatto la politica in Italia? Nel 19 maggio 2020 il governo di Conte introduce il decreto legge di rilancio e crea il First Playable Fund, che è letteralmente un fondo di finanziamento per la produzione di prototipi di videogiochi, 4 milioni di euro. Noi la mattina in cui è stata annunciata questa cosa, parlo di noi come nicchia, come sviluppatori, giornalisti, per noi è stato, ma io lo dico senza pudore, cioè è stato commovente. A parte vedere il Presidente del Consiglio, che dire, io l'ho seguito empaticamente, che andava a Bruxelles, che si è svenato per cercare di portare la luce anche su questo settore e dargli riconoscimento culturale, per noi è stato allucinante, è stato incredibile. La misura si è esaurita. E poi non è stata più rinnovata, cioè non è stata più nominata. Cioè io ogni anno chiedevo, perché in quel momento lì non potevo comunque accedervi, dovevi avere una startup, però ho chiesto tante volte che fine avesse fatto, nessuno ne ha più parlato. Hanno parlato del tax credit, ma il tax credit è un'altra misura, una misura che non può essere approcciata da uno sviluppatore indipendente. Perché? Il problema è che per accedere al First Playable Fund chiaramente devi essere un'azienda, devi essere un SRL, capita avere un capitale sociale di almeno 10.000 euro. Per una persona come me è improponibile accedervi, quindi io non posso dall'Italia praticamente ricevere nulla. Una persona mi potrebbe dire: ok, però ci sono delle regole chiare per entrare nel sistema. Il problema è che il settore dei videogiochi è embrionale in questo paese, non può sottostare alle stesse regole di altri settori o del cinema o della musica, nonostante il settore dei videogiochi veramente riesca a inglobare, a superare cinema e musica messi insieme in questo paese, cioè li supera di numeri incredibili, per cui un settore, un embrione non può veramente ricevere le stesse regole, impartire la stessa struttura rigida a un settore che deve crescere, cioè ha bisogno di un intramuscolo. Il First Playable Fund fu un intramuscolo all'epoca per noi, però poi è eliminato, cioè il problema è che la sostenibilità di tutto questo è sempre per le aziende, quindi per chi ha le spalle forti, per chi ha un capitale sociale, per chi ha sede chiaramente al nord Italia e per chi ha delle risorse umane e economiche. Qual è la mia proposta da una persona che non è io non sono un economo e non ne capisco nulla da questo punto di vista, però so che cosa significa avere a che fare con un tipo di settore in cui fondamentalmente siamo simili all'artigianato, ok? Cioè creare un videogioco indipendente piccolo è veramente simile a fare qualcosa di artigianale, di complicato e di delicato. L'unica possibilità, secondo me, è quella di democratizzare un pochino la struttura di accesso. Prima cosa, rifare il First Playable Fund e non puntare tutto sul tax credit, perché il tax crediti di imposta, eccetera, non sono per persone singole come noi. Se io volessi fondare una startup lo potrei anche fare, mi servirebbero 10.000 euro di capitale sociale, iscrizione alla Camera di Commercio, tutto questo per accedere a un bando che non c'è. Quindi per me non avrebbe senso creare un'azienda, pagare le tasse. Due cose ci sono: 33.000 giovani dal sud Italia partono e espatriano e vanno a creare videogiochi da altre parti. A livello culturale questo paese offre un patrimonio incredibile e noi lo stiamo perdendo, e non parlo soltanto di gamification e di app, ok? Io parlo proprio di videogiochi, cioè il mio è un prodotto commerciale,
cioè va venduto. Io verso le tasse in Italia non è una questione di, non è semplicemente gamificare i musei e le opere d'arte, non è quello, cioè i progetti polacchi sono dei videogiochi a livello di design e di produzione incredibili, innovativi, rivoluzionari, sono come i film della Marvel, cioè sono paragonabili, ce cioè, ne abbiamo Sorrentino che fa film su Napoli, ci vorrebbe un gioco su Napoli, ci vorrebbe un gioco su Roma, ci vorrebbe questo. Il problema è che deve partire da menti autoriali che vogliono anche rimanere libere. Un cane sciolto come me magari non vuole entrare in un'azienda, magari l'azienda la vuole fondare un giorno, però vuole sostegno. Come si sostiene il cinema italiano? Si sostiene solo i videogiochi, quindi noi alla politica non chiediamo di salvarci, ma di darci una fiaccola per cercare di non morire di annaspare, cioè non possiamo farci crescere le branchie in questo paese per rimanere a galla e non possiamo pensare di abbandonare la nostra terra per andare fuori. Quindi la distribuzione geografica Grazie Fortuna anche e soprattutto per una testimonianza davvero fuori dal, diciamo così, dal campo usuale entro la quale si sente parlare di questo argomento, soprattutto per il coraggio che hai avuto. Mi ha colpito molto una frase che hai detto: io ho voluto fare un videogioco per ridare indietro quello che la psicologia mi aveva dato, e questa è davvero un'intenzione nobile e spero che tu abbia la fortuna che meriti, come la meritano tutti quelli che stanno combattendo una sfida per portare la cultura del gaming. Io mi permetto di definirla così perché è una vera e propria cultura come sta emergendo in questi giorni. Grazie Fortuna, grazie ancora per questa importante e preziosa testimonianza.